proposito di tecnologia e spiritualità, io vorrei parlare anche con Alessandro Longi, uno degli autori. Troppa responsabilità. Grazie Simona, io insomma, per me il professore Gambino, qualità di aspirante giurista, è un mostro sacro, quindi devo fare attenzione alle parole da usare. Cos'è questo volumetto che abbiamo pensato con Fabio? Insomma, altro non vuole essere che un momento di riflessione, una sosta, ci siamo accorti, ma insomma sotto gli occhi di tutti, che l'innovazione tecnologica è talmente veloce, fluida, un torrente in piena, che tutti quanti ne siamo travolti. Quindi a un certo punto forse è meglio fare uscire dall'acqua, mettersi sulla sponda del fiume e osservare l'acqua che scorre. E a quel punto ci siamo chiesti, tra l'altro insomma è curioso, no? Come è nata l'idea, perché stavamo qui a Santa Maria del Popolo di fronte alla conversione di San Paolo del Caravaggio, a me piace ogni tanto insomma, concederci questi momenti caravaggeschi. E è stato spontaneo per noi pensare che siamo giunti in un momento in cui probabilmente deve nascere in noi un senso di conversione digitale. Conversione digitale inteso come conversione al digitale e conversione dei comportamenti al digitale. Sono due cose distinte sotto il medesimo cappello di conversione. La conversione al digitale è ripensare i nostri comportamenti alla luce delle nuove tecnologie. Prenotare un albergo, chiamare un taxi, prenotare un ristorante o verificare se un ristorante ha una buona fama o no. Dobbiamo ripensare tutte quelle cose che, ricollegandomi al professore Gambino, la nostra generazione che è nata dopo gli anni 2000, che prima degli anni 2000 faceva con il passaparola o chiedeva ad un amico o faceva una chiamata telefonica alla centrale taxi, adesso è tutto da ripensare e da convertire al digitale. Parallelamente è necessario, a nostro avviso, convertire i comportamenti al digitale, perché le nuove tecnologie stanno mettendo in secondo piano quella che è probabilmente la dignità dell'essere umano, del lavoratore, dell'imprenditore, per cui c'è anche un momento di riflessione, quello di capire se lo spazio virtuale effettivamente non deve essere convertito. A proposito di spazio virtuale, ormai i tempi sono maturi per farci una prima riflessione, per porci una prima domanda: esiste ancora lo spazio virtuale o è diventato anche il virtuale reale? E a questo proposito nel testo facciamo due semplici esempi. Il primo è che nel giugno del 2016 il segretario generale della NATO ha equiparato il cyberspazio lo ha elevato a teatro operativo speciale. Cosa vuol dire? In virtù dell'articolo 5 del trattato NATO 60 anni fa, 70 anni fa, gli stati contraenti il patto della NATO hanno stabilito, facendo questa alleanza, che qualsiasi attacco proveniente ad uno qualsiasi degli stati facendo parte dell'alleanza e qualsiasi attacco di mare, di terra o di aria provocasse automaticamente la risposta di tutti gli stati interessati. È proprio questa la forza del patto: se qualcuno attacca l'Italia rispondono tutti quanti gli alleati. E questo era valido per un attacco terrestre, per un attacco ad un aereo di uno stato, ad una nave di uno stato. Adesso nel giugno 2016 c'è anche un attacco informatico fatto a un server, a un sistema informatico di uno degli stati alleati, provoca la risposta e la difesa di tutti quanti gli stati. Quindi qual è più la differenza tra reale e virtuale? E poniamo anche l'esempio Cassazione 2016, una sentenza che ha fatto piuttosto discutere: diffamazione a mezzo Facebook. Ormai la diffamazione andava in giro, no, esternava qualsiasi pensiero offensivo. Oggi un post su Facebook può essere ritenuto come fatto in pubblica piazza? Per la Cassazione sì. Per la Cassazione un post su Facebook equivale ad una pubblica piazza ed è una diffamazione aggravata per di più, perché la possibilità di raggiungere gli utenti è molto maggiore in un post su Facebook che quando uno ha parecchi amici o comunque un post pubblico, che diciamo
un'ingiuria o un'inesattezza, un attacco fatto a Piazza Mazzini, comunque insomma, ci vuole il barrio di fronte, ma poi finisce lì. Quindi se anche Facebook è una piazza a tutti gli effetti, qual è più la differenza tra virtuale e reale? A questo punto è necessario un momento di riflessione. La nostra vita ai tempi della web technology. Sicuramente ci sono molti vantaggi. Il fenomeno startup ha creato un movimento economico, molte imprese, ha creato un certo dinamismo nell'economia. Fabio, che ha curato la parte sulle smart city, ci presenta queste città molto più intelligenti, con servizi a portata di mano. La facilità, pensiamo alla facilità con cui reperiamo le informazioni, pensiamo uno degli ultimi anni, degli ultimi atti del passato governo è stato quello di introdurre nell'ordinamento quello che in America esiste già da tanto tempo, il Freedom of Information Act, cioè la possibilità di qualsiasi persona di andare in un ufficio pubblico e chiedere un'informazione, un atto. Prima bisognava avere un interesse connesso a quell'atto, adesso dal giugno, se non sbaglio, 2016, tenuto conto dei dovuti motivi di privacy, tu paghi le tributazioni e così via, ma si può andare a chiedere un atto senza addurre un interesse specifico. Questo perché il legislatore ha capito, ormai e purtroppo in ritardo, che un maggiore controllo della macchina pubblica provoca una migliore conduzione della macchina stessa. Se io ente pubblico so che devo pubblicare per legge in rete tutti i miei atti, tutte le mie delibere, e so che questi li leggeranno tutti, insomma, prima di fare qualche inesattezza ci penso magari due volte. Questo è uno dei grandi vantaggi della rete, ma parallelamente si sviluppano dei possibili profili di rischio che vanno comunque monitorati. Parliamo delle dipendenze da cellulare, insomma, magari ci può fare sorridere, ma all'ospedale Gemelli c'è nato proprio un laboratorio, un padiglione del professore Tonioni che cura le dipendenze da cellulare. Sono nate la SCA, la sindrome da cellulare acceso, cioè no, le persone che insomma patiscono quando il cellulare è spento o entra in uno stato confusionale, di ansia, di angoscia, di panico. Pensiamo insomma, casi recenti, ahimè, di Costa Nera, non possono che farci riportare alla mente insomma, le immagini osè che magari escono dal gruppo di amici o di studenti e finiscono in dominio pubblico. Quindi probabilmente bisogna fare, no, un minimo di contemperazione degli interessi tra quelli che sono i vantaggi, senza mai dimenticare i possibili profili di rischio. Quindi cerchiamo di fare, perlomeno di avviare il dibattito, di porci anche noi le nostre domande, le nostre riflessioni e condividerle con il pubblico. Questo è il senso di questo volumetto. Speriamo insomma, che possiate gradire le nostre riflessioni. Sicuramente.